Presidente, si rinnova l'appuntamento con la festa del peperoncino, tantissimi come sempre i volontari che partecipano, ma anche tantissima gente anche dei paesi limitrofi. Sì, abbiamo avuto intanto ieri una buona affluenza di gente, con circa 10.000 persone, oggi ne attendiamo altrettanti ad assaggiare i nostri peperoncini piccanti. Speriamo che vengano, diciamo, tanta gente, lo accogliamo con la nostra cordialità, con i nostri associati e con i nostri ragazzi che ci aiutano. Quanto è importante avere persone che credano nello stesso progetto? Beh, è importantissimo, perché senza di loro non potremmo fare nulla. Le luci che vediamo, le luminarie, i palchi, le bevande che vengono vendute, i panini che vengono fatti, sono tutti preparati da volontari, da ragazzi che ci aiutano. Senza di loro non potremmo fare niente. Noi associati dell'associazione Proprio Festa del Peperoncino siamo in 8 e non potremmo fare tutto questo. Ad oggi arriviamo a 70-80 persone che stanno qui, che ci aiutano. L'amministrazione comunale di Torre Santa Susanna è sempre a stretto braccio con la vostra realtà. Sì, mai come quest'anno ci ha dato una forte collaborazione a partire dal dottor Saccomanno, il sindaco di Torre, ma da tutta l'assessore, la giunta comunale, l'amministrazione tutta, a cui vanno i nostri più cari ringraziamenti. Sindaco, una nuova edizione della festa del peperoncino non può mancare nell'estate torrese. Non manca, perché nelle tradizioni, nella cultura di questa comunità, noi abbiamo l'abitudine di mangiare col peperoncino. Abbiamo anche delle forme di peperoncino speciali, particolari, quello a naso è proprio indigeno della nostra comunità. Vorremmo che diventasse addirittura un cibo di slow food privilegiato, ricordato, e riteniamo che si possa fare. È una tradizione che vive, ripeto, vedo che anche dai paesi vicini c'è una grande frequentazione, poiché qualcuno ha solo il gusto del peperoncino. Qui ci sono poi i grandi campioni, è un po' a Torre l'Olimpiade del peperoncino, e quindi anche noi siamo felici di essere collegati con Parigi, ma con la festa del peperoncino. Cambiando location si ha la possibilità anche di visitare altri posti della città di Torre. Beh, serve a far vivere le periferie. Le periferie hanno un ruolo importante, le periferie rischiano talvolta, pur avendo le nuove collocazioni logistiche delle famiglie, di non avere una vita propria. Qui, piazza 11 settembre, anche con la volontà dell'amministrazione, proprio scritto nel programma già nel 2015, si voleva creare un punto di riferimento. Abbiamo creato una piazza viva, c'è un banco bar, un luogo di giochi insieme alla scuola per l'infanzia, ma portare la vita qui significa portare anche le abitudini, le feste, le tradizioni, le occasioni della comunità. Carmelo Francavilla, da mangiatore di peperoncino ad esperto del peperoncino. Ormai sì, ormai dopo tanti anni, dopo tante gare che ho fatto, mi posso definire anche un esperto del peperoncino. E cosa è avvenuto in questi anni? È avvenuta una crescita molto evidente, ho fatto campionati anche a livello internazionale, l'ultimo l'ho fatto in Inghilterra, dove ho partecipato, ho fatto il quarto posto, campionato europeo, e il giorno dopo ho partecipato anche alla cintura di Windsor, arrivando terzo. Che cosa avviene negli altri posti del mondo? Qual è l'approccio con il peperoncino? Sono dei mangiatori come noi italiani o c'è qualcosa di più? Allora, guarda, nel mondo c'è di tutto, puoi trovare veramente dei grandissimi mangiatori, tra cui abbiamo qui il campione europeo con noi, che è italiano, ma ho conosciuto veramente personaggi fantastici che mangiano l'impossibile. E cosa diresti a chi si vuole avvicinare per la prima volta a fare l'assaggino cosiddetto? Di provare, di mettersi in gioco, perché comunque è bello poter dire io ci sono, io ci ho provato e ho fatto la mia gara, indipendentemente dal risultato che potrebbe raggiungere. Nuovo appuntamento con la festa del peperoncino a Torre Santa Susanna, che cosa ci aspetta quest'anno? Da 3 anni, questo è il terzo anno, siamo alla 13ª edizione. Quest'anno prevediamo una bellissima gara che vi posso garantire che sarà una gara col botto e non solo piccante. Spiegaci, dacci qualche anticipazione. Allora, innanzitutto c'è un bellissimo ritorno del vecchio campione appunto della prima edizione del campionato italiano, quindi Vito Cassano, che è rimasto fermo per un anno per problemi allo stomaco appunto, quindi ha avuto svariati problemi, quest'anno sta tornando e ci riprova, quindi semifinale
questa sera del campionato italiano. La finale sarà a Iesi, primi di settembre, e vediamo appunto come se la caverà. Tra l'altro c'è Carmelo Francavilla, che è il campione in carica dell'anno scorso, che anche lui avrebbe voglia di provare questa gara. Chiaramente non possiamo farlo partecipare come campione, lo possiamo fare partecipare come, solamente come gara di Torre Santa Susanna, quindi non avrà diritto a coppe, a nulla, è insomma solamente per spirito goliardico. Secondo me c'è da divertirsi, io dico questo. L'esperienza è sempre bella, quella di gareggiare, di assaggiare questi peperoncini. Già, sì, è proprio una cosa, diciamo, allora parto dal presupposto che io fino all'anno scorso avevo io il titolo di campione italiano, poi ho esagerato un po', mi sono fatto male e ho abbandonato le gare. Ora mi risento di nuovo in gara e quindi ci ho voluto riprovare. E il peperoncino è più forte di me, a me piace, quindi lo faccio per quello. Ma c'è una tecnica particolare che si deve assumere per poter gareggiare? Allora, innanzitutto bisogna essere protetti dallo stomaco, quindi non è detto da medicinali, anche pane asciutto. Diciamo, io ho mangiato 3 panini vuoti, solo pane, e sono salito sul palco perché il pane assorba la capsicina e quindi è meno, diciamo, doloroso. Poi l'altra cosa, bisogna masticare il peperoncino, va masticato, non ingoiato diretto, perché comunque bisogna staccare, sprigionare la capsicina dal peperoncino, altrimenti ti fai male e lo stomaco ne risente parecchio. Poi altre tecniche, il cervello, tutto qua. Vito Cassano, campione della semifinale del campionato italiano Super 8, che se l'è meritata veramente.